È stata una partita che è stata largamente dominata dalla squadra bianconera e il punteggio infatti testimonia questo. Ecco il primo gol del polacco Boniek, un giocatore che soprattutto nelle partite di Coppa ha confermato tutto il suo grande talento, la sua grande vigoria e oltre alla sua grande intelligenza. Ed ecco ancora Platini che entra un po' in tutte quante le realizzazioni. Qui è Briaschi che di forza vince il contrasto con l'avversario sullo splendido lancio di Michel Platini e batte per la seconda volta il portiere del Bordeaux. E siamo al 2-0 e dopo aver ispirato i primi due gol, Platini sul preciso servizio sempre di Boniek che realizza un grandissimo gol, ecco il suo gran tiro al volo, il terzo gol per la Juventus, quasi la matematica certezza della qualificazione. Dopo aver rivisto il gol di Michel Platini sentiamo anche i primi commenti del dopopartita. Funzionale di un polacco che si chiama Boniek, non è la prima volta e non sarà l'ultima, però volevo sapere da lui che concetto ha di questa squadra umile che è la Juventus, anche se ha dei grandissimi giocatori come Boniek e come Platini. Vorrei correggere, non era una grande prova della Boniek, era una grande prova della Juventus e tutti i giocatori, perché se io ho giocato bene devo soprattutto ai ragazzi che hanno giocato in un modo eccezionale, non può essere un giocatore determinante. D'accordo questo, DB, su questo siamo d'accordo. Come era l'altro discorso? L'altro discorso era quello che riguardava gli uomini dei quali si parla sempre poco, cioè di Boniek e di Platini e di Rossi si parla poco di Caricola, di Favero e di Bonini. Purtroppo diciamo la vita di oggi chiede sempre qualcuno che deve essere sopra, qualcuno che deve essere sotto. Noi qua in spogliatoio nessuno si sente sotto. Cioè, per i giornalisti l'essenza sarà per esempio, non so, tra Patogni, Boniperti, Platini, Rossi, o Tardelli, o Scirea o qualcun altro. Però una pazienza, non è una cosa determinante per noi, non è che veniamo qua in spogliatoio e piangiamo. E una volta tanto parliamo di questi giovanotti. Sì, io devo dire che la forza della squadra si vede sempre. Fanno questi giocatori che non si vedono tanti, però marcano bene, giocano bene, corrono come dei pazzi. Per esempio oggi mi pare che Calicora e Favero non hanno dato possibilità neanche di fare un tiro alla Comp e alla Müller, no? E questa è una gran cosa. Anche Bognini ha fatto un lavoro su Giresca che solo noi giocatori sappiamo apprezzare. Caprini, Antonio, una grossa partita, la solita Juve di Coppa. Grande prestazione e il risultato giusto. Pensavate di trovare un avversario più forte? Ma sicuramente no, più che più forte sul piano atletico, sicuramente sul piano tecnico. Comunque sicuramente è stata una grossa partita da parte nostra. Scirea, una Juventus all'altezza della Coppa, forse vi aspettavate una partita più difficile? Ma è stata una gara molto difficile, direi che questa sera la Juventus si è espressa veramente ad un altissimo livello. Pensi che sia l'anno buono questo finalmente per questa Coppa? Ma sai, intanto adesso dobbiamo passare ancora il turno, anche 7-0 è un gran risultato per cui speriamo. Marco, un giudizio questa partita, forse più difficile alla vigilia? No, è stata molto difficile anche stasera, abbiamo trovato 3 gol, siamo stati abbastanza bene. Ecco, una grande Juventus più o meno come contro lo Sparta Praga, un gol nel primo tempo, poi quando sembravate di aver addormentato la partita siete ritornati sotto con 2 gol. Sì, proprio come lo Sparta Praga, abbiamo fatto un gol nel primo tempo e 2 nel secondo. È stata una bella Juve. Come campione del mondo hanno battuto i campioni d'Europa per il momento. Ma meno male. Poco fa, parlando con Trapattoni prima e con Boniek dopo, è venuto fuori, insieme a quello di Caricola e a quello di Favero, il nome di Bonini. Non è la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima. Un giocatore come te non lo si inventa, un giocatore che ha un solo scopo: continuare a giocare come il suo allenatore gli dice e come i suoi compagni gli chiedono per 90 minuti. È un sacrificio immane, grossissimo. Ma niente, cerco soltanto di sfruttare le mie caratteristiche, sono di correre, di cercare di chiudere i varchi che lasciano Platini. Siamo una squadra molto sbilanciata e cerco di chiudere i varchi che lasciano gli altri, basta. Così detto da te è molto semplificato il tutto, ma non è così semplice. Chiudere i varchi vuol dire marcare Gires, marcare Tiganà, marcare a volte anche la Combe e sostituire Scirea quando il capitano va in avanti. Ah, non penso, diciamo che è merito anche dei miei compagni, perché oggi ci siamo difesi un po' tutti e abbiamo attaccato tutti. E questo qua mi semplifica un po' tante cose, non poche. Che senso ha la partita di ritorno a questo punto, a tuo giudizio? Basta non prendere un gol fra le 85 prime minuti per essere sicuro di essere qualificato. Ci dimenticheremo la partita non data e proveremo di andare in finale. Questo che abbiamo fatto oggi è passato.